Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione Milano. Vediamo insieme i fatti di questa giornata. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva al San Paolo di Milano, anche il pronto soccorso negli ultimi giorni è in sovraffollamento, meglio la situazione all'interno dei reparti Covid. In queste ore l'esecutiva al lavoro sulle misure che dovranno mettere un freno alla crescita dei contagi, intanto i milanesi si interrogano sul DPCM e sul possibile lockdown in città. Festa proibita nella serata di Halloween a Milano, in tre hanno affittato una casa da 300 metri quadri in via Nicolini con piscina coperta, bar e cinema, scattate 20 denunce. Dalle mamme ricercatrici dell'Università Statale arriva il test salivare per i bambini, affidabile come un tampone ma molto meno invasivo, può farlo chiunque, anche a casa. Se ci fanno chiudere alle 18 l'impatto economico sarà devastante, come in molte altre città lombarde, anche a Magenta, amministratori e cittadini sono scesi in piazza contro il DPCM. Come avete sentito dalle nostre anticipazioni, anche oggi un'ampia pagina dedicata all'emergenza sanitaria con la seconda ondata del coronavirus. La situazione negli ospedali e nei pronto soccorso a preoccupare maggiormente sul nostro territorio. Ne abbiamo parlato con il direttore dell'ospedale San Paolo, lì il problema principale è il sovraffollamento appunto nel pronto soccorso e anche il continuo e costante aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Sentiamolo. Il virus corre veloce in Lombardia e nel suo capoluogo, dove lo scenario 4, quello più grave, è già ampiamente raggiunto e un lockdown sempre più richiesto o temuto. La situazione negli ospedali lombardi Santi Paolo e Carlo è ancora sotto controllo, ma non lo sarà ancora per molto. Così il direttore generale degli ospedali Matteo Stocco parla alle nostre telecamere per raccontarci com'è la situazione ad oggi negli ospedali che dirige. La situazione e soprattutto la pressione sui pronto soccorsi è piuttosto importante. Oggi abbiamo avuto più di 90, abbiamo in questo momento più di 90 persone nei pronto soccorsi, di cui circa la metà poi non verrà ricoverata perché probabilmente non ha una sintomatologia così importante, però normalmente il 50% delle persone che si rivolgono in PS con la sintomatologia classica del Covid, quindi la febbre, la tosse, la difficoltà respiratoria, viene poi ricoverato. Mentre nei primi giorni, prime settimane della seconda ondata abbiamo avuto un numero di terapie intensive, cioè di pazienti in terapia intensiva abbastanza limitato, stiamo notando una crescita. Questo è dovuto probabilmente all'aggravarsi di pazienti che avevamo già noi ricoverati e in parte anche di pazienti più gravi che stanno arrivando dall'esterno. Oggi abbiamo in questo momento 10 persone, 10 pazienti che sono candidati a una terapia intensiva o subintensiva in pronto soccorso. Noi abbiamo in questo momento ricoverati in terapia intensiva 15 persone e 37 con il casco. Oltre al problema del numero dei contagi che aumenta, un'altra situazione da monitorare è il problema del personale, specialmente quello infermieristico. Si parla tanto di infermieri stremati, infermieri che mancano, personale che manca. Dal vostro punto di vista come siete messi? Dal punto di vista dei medici, le deroghe ministeriali sulla possibilità di assumere professionisti al terzo anno, quarto anno di specialità ci sta consentendo di garantire in anestesia e rianimazione con qualche fatica, ma anche in pneumologia e malattie infettive, la copertura del personale medico. Per quanto riguarda il personale infermieristico, il mercato del lavoro è assolutamente zero, nel senso che siamo riusciti ad assumere 20 infermieri la scorsa settimana a meno di 48 ore dalla laurea, non ce n'è. Abbiamo chiesto tutti i bandi, noi abbiamo verificato bandi di tutte le aziende, compresi anche i lavori interinali, dove non siamo riusciti a trovare sostanzialmente nessuno. In questo momento per noi è un grosso problema perché più che degli spazi fisici abbiamo bisogno di personale di assistenza. Questo è il vero vincolo che ci preoccupa. Gli ospedali Santi Paolo e Carlo, visto come sta andando la curva dei contagi soprattutto a Milano, saranno pronti ad affrontare questa nuova ondata di coronavirus? L'abbiamo già fatto. Durante la prima ondata ci siamo sostanzialmente trasformati in Covid Hospital, a parte una linea chirurgica dell'emergenza che funzionava sia a San Paolo che a San Carlo e l'hub cardiologico che avevamo a San Carlo durante la prima ondata.
è un piano che abbiamo presentato la scorsa estate in regione di riconversione dei reparti, una riconversione che stiamo comunque facendo, che oggi stiamo riconvertendo un altro reparto Covid a San Carlo, quindi è un piano tracciato che stiamo percorrendo giorno dopo giorno. Questo è il punto all'interno degli ospedali, vediamo come di consueto però anche i dati sanitari della giornata forniti come di consueto da Lombardia Notizie. Allora vediamo come capita spesso inizio settimana un calo drastico dei tamponi, 24.000, ieri erano quasi 40.000, nuovi positivi sono 5.278, ovviamente un numero in calo rispetto alla giornata di domenica, di questi 146 debolmente positivi, 25 dopo il test sierologico, continuano purtroppo però ad aumentare anche i decessi, più 46 e i ricoveri in terapia intensiva 17, altri 160 nei reparti ordinari. E vediamo come di consueto anche l'incremento dei casi per provincia, purtroppo a farlo da padrone sempre la provincia di Milano con 2.242 nuovi contagi e di questi 1.025 nella città di Milano, infatti è molto attenzionata dal governo anche in vista del prossimo DPCM atteso nelle prossime ore. La cronaca che si ricollega all'emergenza Covid, è stato il weekend, quello appena trascorso, di Halloween, non sono mancate feste, purtroppo assembramenti, anche con una maxi denuncia, 20 persone che hanno affittato un loft da oltre 300 metri quadrati, ma i vicini hanno chiamato e sono intervenute le forze dell'ordine. Ricapitoliamo tutto nel servizio. Hanno affittato un appartamento su due piani, organizzato una festa con ingressi a pagamento e come se nulla fosse si sono trovati fino alle prime luci del mattino in 20 a festeggiare la notte di Halloween fino all'arrivo dei carabinieri intervenuti sul posto dopo la segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume. È successo a Milano nella notte tra il 31 e il 1 novembre in un appartamento in via Niccolini, una traversa di via Paolo Sarpi, dove un gruppo di giovani ventenni aveva deciso di festeggiare la notte di Halloween nonostante i divieti imposti dalle vigenti normative regionali e nazionali. I militari, una volta giunti sul posto ed entrati in casa, si sono trovati davanti l'appartamento completamente a soqquadro, con bottiglie di alcolici ovunque e con ragazzi e ragazze, tutti giovanissimi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, in evidente stato di ebbrezza, che sprovvisti di mascherine occupavano i diversi locali da cui proveniva musica ad altissimo volume. L'abitazione, dislocata su due piani e comprensiva di piscina e di una sala cinema, risultava essere stata affittata per 2.500 euro dai promotori della festa privata, che avevano organizzato ingressi a pagamento e la somministrazione di alcolici, di cui i carabinieri hanno potuto constatare l'abuso smodato da parte dei partecipanti, tanto da dover far accorrere sul posto personale del 118 per verificare le condizioni di alcuni ragazzi in forte stato di alterazione etica. È così che i militari intervenuti, dopo aver sgomberato l'abitazione e restituito le chiavi al proprietario, hanno denunciato a piede libero per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità 20 persone tra gli organizzatori e gli avventori della festa privata in relazione alle norme sul contenimento della pandemia da SARS-CoV-2 ai sensi del DPCM datato 24 ottobre 2020. Ancora una notizia di cronaca, gli agenti del commissariato Mecenate sono dovuti intervenire ieri intorno alle 18 in via degli Umiliati in seguito alla segnalazione da parte di alcuni condomini di una persona molesta in strada all'ingresso di un palazzo. L'uomo, un 19enne italiano, stava inveendo contro conoscenti che abitano nell'edificio. Ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire come il ragazzo fosse sottoposto alla misura dell'isolamento domiciliare perché è risultato positivo a un tampone per il Covid-19. Il giovane è stato indagato per resistenza e violazione del periodo di quarantena domiciliare. Anche delle buone notizie legate a questo stato di emergenza, quattro mamme ricercatrici dall'Università Statale di Milano hanno messo a punto un nuovo tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi tra i bambini. È già stata verificata la sicurezza e l'affidabilità.
un tampone salivare molecolare sicuro e affidabile per facilitare la diagnosi di coronavirus tra i bambini. Lo hanno messo a punto Elisa Borghi, Valentina Massa, Dipartimento di Scienze della Salute, Daniela Carmagnola e Claudia Della Via, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche. Quattro ricercatrici dell'Università Statale di Milano, che nella vita privata sono anche mamme di, tra tutte, 11 figli. Il test, si legge in una nota dell'Ateneo, che si basa su un protocollo dell'Università di Yale, disponibile in Open Science, è stato adottato ed ottimizzato nei laboratori della Statale. Mostra un'altissima affidabilità e ha caratteristiche che lo rendono molto adatto al suo utilizzo tra i più piccoli. È decisamente meno disagevole del tampone nasofaringeo, continua l'Università, richiedendo semplicemente la raccolta di un campione di saliva tramite un piccolo rullo di cotone sotto la lingua. È veloce, il tempo necessario per il campionamento è minimo e l'esito si ottiene in 24 ore. La procedura è sicura e accurata. I risultati mostrano che questo test è altamente sensibile. Il test presenta la stessa affidabilità del test nasofaringeo, ovvero il 96%. Appare efficace nell'identificare soggetti con alta carica virale in saliva anche quando presintomatici e asintomatici, permettendo così di isolare i cosiddetti super spreader, responsabili dell'80% dei contagi dagli ultimi dati e modelli in lettura, eseguibile da chiunque anche a casa. Sono i giorni caldi delle manifestazioni sulle strade, nelle piazze dei nostri territori, per fortuna in Lombardia senza gravi conseguenze come è accaduto da altre parti. È il caso di Magenta, dove a scendere in piazza sono stati sia i cittadini ma anche gli amministratori. Vediamo. Erano un centinaio circa le persone che hanno partecipato sabato sera in Piazza Liberazione Magenta alla manifestazione contro le misure del DPCM del 25 ottobre che impongono la chiusura di bar e ristoranti alle 18. L'evento è stato organizzato da due lavoratrici del settore che hanno spiegato i gravi danni che potrebbero causare le scelte del governo a tutte le attività commerciali. Chiudere un bar non significa soltanto impedire a un ristoratore o a un barista di lavorare. Significa non poter far lavorare dipendenti, non far lavorare fornitori. Dietro ad un bar o ad un ristorante non c'è solamente il piatto di pasta che vi viene servito a tavola, non c'è solamente la birra che vi viene consegnata all'aperitivo. Ci sono delle persone che si impegnano per farlo funzionare. Ci sono fornitori, fornitori di caffè, fornitori di alcolici, macellai, anche lavanderie, negozi che si occupano di cartoleria, pulizie, chi fa i tovaglioli, chi ci procura le tovaglie, c'è un mondo dietro. Piegando il servizio di bar e ristoranti si fa crollare un'intera economia. Al fianco dei lavoratori c'erano anche sindaci e assessori del territorio. Secondo una stima di Confcommercio Lombardia, le misure prese dal governo rischiano di causare perdite a negozi e attività commerciali che si aggirano sugli 860 milioni di euro al mese. Ma allora guarda, io credo che questo sia comunque un momento per stare vicini alle categorie che stanno chiudendo e che sono sempre più in difficoltà dato il periodo. Credo questa è una manifestazione appunto spontanea organizzata da alcuni dipendenti di queste categorie, per cui fondamentalmente ripeto, ci sono queste, come ci sono anche manifestazioni più organizzate con le associazioni di categoria, ma è importante stare vicino a chiunque voglia far sentire la sua voce, perché come istituzioni dobbiamo ricordarci che non possiamo far chiudere un paese, cioè chiudere in questo momento, mantenere queste norme, per quanto diciamo i contagi alzino, significa mettere assolutamente il paese in ginocchio e creare tensione sociale. Invece noi abbiamo l'obbligo di far capire alle persone qual è il rispetto delle regole, perché rispettando le regole, se tutti rispettano le regole, il problema non è dentro un bar, dentro un ristorante, dentro un teatro, il problema è fuori, come ho sempre ripetuto, i mezzi pubblici, le grandi piazze o i parchi dove ci sono assembramenti. Quindi si chiede invece che ci siano più forze dell'ordine, più soldi per le forze dell'ordine per i controlli, e si chiede di sistemare i mezzi pubblici. Non si può mettere in ginocchio un comparto, un settore, un paese. C'è grande attesa in queste ore per il nuovo DPCM, il nuovo giro di vite del governo. Oggi è stata la giornata dell'intervento sia alla Camera, all'ora di pranzo ve l'abbiamo mostrato nell'edizione delle 12.30 del Premier Conte, poi nel pomeriggio al Senato, nuove misure che dovrebbero essere effettive entro la giornata di mercoledì. Nel frattempo però abbiamo chiesto ai milanesi il loro parere, sentiamoli.
Il Premier Giuseppe Conte ha anticipato le principali misure contenute nel nuovo DPCM che il governo si appresta a varare per contenere il contagio da coronavirus. Tra le misure previste, il divieto della circolazione dalle 21. Ulteriore stretta al mondo dell'arte e della cultura, chiuderanno infatti musei e mostre. Il nuovo DPCM potrebbe anche prevedere la limitazione degli spostamenti degli ultra settantenni. Possibile coprifuoco alle 21 per tutta la nazione, sei d'accordo oppure no? Piuttosto che il lockdown che abbiamo passato questa primavera, tanto vale iniziare piano piano, vedere quelli che sono gli esiti, sperando che serva qualcosa. Forse è meglio. Sì. Sì, non vedo il problema. Tra le nuove misure potrebbe esserci la chiusura dei musei, sei d'accordo oppure no? Sono convinto che in questo periodo purtroppo qualcosa bisogna accettare come compromesso per riuscire ad andare avanti, quindi anche quello sarà una cosa che verrà valutata, se tanto è un periodo in cui la gente comunque cerca di uscire il meno possibile, anche i musei subiranno quello che subiranno tante altre attività, purtroppo. Per me non dovrebbero chiudere neanche le altre cose, come tipo, non so, palestra, quelle cose lì, però chi comanda è lui. È tutto chiuso, non vedo come mai i musei debbano rimanere aperti, un luogo di istruzione, lo approvo, ma secondo me i contagi impongono misure più dure. È un grosso errore, perché con le dovute attenzioni, come anche i bar e i ristoranti, con le dovute attenzioni potevano restare aperti. Ci potrebbe essere una limitazione per gli spostamenti anche per gli ultra settantenni, sei d'accordo oppure no? E purtroppo gli ultra settantenni sono quelli che sulla carta sono più deboli, quindi dovremo limitare tutti il nostro modo di vivere e loro soprattutto dovranno cercare di stare ancora più attenti. Quindi penso che anche quello sia una cosa ormai quasi dovuta. Beh, se è una settimana, 10 giorni, farei sacrificio per risolvere qualche problema, ma se non risolva niente non so cosa serve. Perché come lo prendo io di 70 anni, possono prendere quello di 30 anni. Cioè, ognuno può gestire la sua vita come meglio crede. Un settantenne, se va a fare una passeggiata in un posto isolato, secondo me gli fa solo del bene. È una grande follia, perché i nonni portano i bambini all'asilo, a scuola, per cui io dovrò continuare comunque a uscire, nonostante i miei 77 anni. E tra le misure al vaglio del governo anche la possibilità di introdurre dei lockdown localizzati nelle città più grandi, quelle con maggior numero di contagi. È il caso di Milano, anche oggi abbiamo voluto parlarne con i cittadini. Sentiamoli. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, continua ad escludere la possibilità di un nuovo lockdown, in particolar modo se la chiusura dovesse colpire solo la città di Milano, cosa verso la quale invece sembra spingere il governo affinché siano le singole regioni a prendere le decisioni di eventuali lockdown localizzati in base al numero dei contagi. Per Fontana, infatti, la diffusione del virus è uniforme in tutto il paese, le differenze riguardano l'ampiezza del tracciamento che varia invece da regione a regione. Una serie di interventi territorio per territorio, polverizzati e non omogenei, sarebbero probabilmente inefficaci e anche incomprensibili ai cittadini, che già oggi sono disorientati. Per il presidente di Regione Lombardia, infatti, fermare Milano sarebbe equivalente a fermare tutta la Lombardia. Ma vediamo che cosa ne pensano i milanesi. Ma sinceramente siamo messi male, per cui credo che possa essere utile. Certo, è un disagio per tutti, da tutti i punti di vista, lavorativi, psicologici e tutto il resto, però credo sia necessario. Ma crede che sia meglio farlo solo in alcune zone oppure in tutta Italia? Credo in alcune zone, perché altre zone sono, il tasso è abbastanza basso, per cui purtroppo credo che sia necessario farlo solo in alcune zone. Solo nelle zone rosse, e così dove non serve, secondo me no. Per me va bene tutto, se devono chiudere, devono chiudere, non c'è nessun problema. Ecco, dobbiamo soffrire tutti, va chiuso. Sarebbe meglio aspettare ancora un po', magari chiudere ancora un attimino qualche altra cosa, dare un altro giro di vite, però non proprio ancora chiudere tutto come lockdown, come abbiamo avuto.
poi è chiaro, la situazione non è tra le più liete, speriamo. Non è giusto, bisogna che tutti quanti siamo responsabili e in questo momento è necessario fare questo, sì, sono perfettamente d'accordo. Secondo lei è giusto quindi farlo solo nella città di Milano rispetto a che è generalizzato in tutta Italia? Dipende molto dalle zone dove si è, dal distanziamento, eccetera. Qui a Milano penso che sia una cosa pressoché necessaria. Fontana però dice che se si blocca Milano si blocca tutta la Lombardia e di conseguenza l'Italia intera. Quello è vero, quello è vero. È un bel casino decidere, sinceramente non vorrei essere loro panni, però è vero che i contagi stanno aumentando a vista d'occhio. Forse si poteva fare qualcosa prima, ecco, essere un po' più rigidi prima. Magari più controlli che non ci sono stati. Non credo che Milano sostiene tutta Italia. Io spero che anche le altre regioni sostengano se stessi. Quindi no. Un po' presuntuoso da Fontana. Se si ferma, si fermerà per un mese. Non mi sembra una cosa così grave. Piuttosto che far morire, penso che il valore di una persona, basta che salvino una persona, vale più di tutto un mese di lockdown. Ci sono tanti negozianti, tra cui anche il mio, che noi siamo super accessoriati su tutto, abbiamo speso un botto di soldi, risultato che adesso ci faranno chiudere di nuovo. E secondo lei quindi sarebbe meglio una chiusura generale di tutta Italia se dovessero farla? O sarebbe... Assolutamente tutta Italia, cioè non esiste che lo facciamo a Milano, lo facciamo in Lombardia, poi c'è il Lazio e altre regioni che no, assolutamente no. Un altro tema affrontato nelle scorse settimane è quello dello smart working nelle pubbliche amministrazioni, però per realtà con pochi dipendenti, come per esempio il comune di Ozero, potrebbe essere un problema. Tra le misure decise dal governo per limitare la diffusione del contagio da coronavirus c'è l'incremento dello smart working nella pubblica amministrazione. Stando all'ultimo DPCM, infatti, il 50% dei dipendenti pubblici può lavorare da casa laddove possibile. Una decisione sicuramente utile nelle grandi città dove il lavoro d'ufficio può essere svolto tranquillamente in maniera diversa, ma che rischia di penalizzare i piccoli centri. In molti comuni, infatti, la presenza dei dipendenti è fondamentale per far funzionare gli uffici, come spiega il sindaco di Ozero, Guglielmo Villani. Per noi fondamentalmente l'impatto maggiore lo avremo sulla gestione interna del comune, perché effettivamente oggi c'è un obbligo del 50% di lavoro agile e vi lascio immaginare come può diventare complicato in un comune che conta 9 dipendenti, di cui un cuoco e un autista, quindi ci riduciamo a 7, dover rinunciare al 50% di questi 7, perché fondamentalmente un DPCM, cioè non di un decreto legge, impone che il lavoro sia agile al 50%, si parlava addirittura del 75%, quindi non siamo più nella situazione di marzo dove sì, avevamo il lavoro agile, ma praticamente tutto era bloccato, i cittadini erano a casa propria, le attività erano ferme. Adesso siamo in una fase in cui il comune sta lavorando, i cittadini stanno lavorando, il mondo si sta muovendo e noi siamo costretti a dover rinunciare a parte dei nostri dipendenti, ma a far fronte ugualmente alle evenienze e al mondo che gira, per dirla proprio in maniera semplice. A Milano invece scontro tra Confcommercio e Legambiente sul nuovo regolamento per la qualità dell'aria. Sentiamo. Continua lo scontro sulla chiusura delle porte d'ingresso nei negozi milanesi per ridurre l'inquinamento cittadino. In occasione infatti della discussione in Consiglio Comunale del nuovo regolamento sulla qualità dell'aria si è riaccesa la polemica. Da un lato Legambiente, che critica il rinvio della chiusura delle porte dei negozi a gennaio 2022, evidenziando come la nuova norma permetterebbe di non sprecare energia con la dispersione di calore in inverno e di aria fresca in estate. Dall'altro Confcommercio, che reputa invece surreale la posizione dell'associazione ambientalista, ancor di più in un momento come questo, dove il Covid ha messo in ginocchio il settore del commercio, prendendosela anche con il Comune di Milano, che più che pensare alle porte chiuse dei negozi dovrebbe occuparsi dei negozi che chiudono per sempre, oltre alla perdita di migliaia di posti di lavoro. La città di Milano sta aspettando un nuovo DPCM che inevitabilmente metterà ancora in crisi le imprese di
di questa città. E il Consiglio Comunale di Milano cosa si appresta a fare? Ad approvare un regolamento dell'area dove impone la chiusura delle porte per le attività commerciali. Peccato che la stessa scienza dice che è importante proprio in questo momento areggiare il più possibile i locali per effetto del coronavirus che si sta diffondendo. Ma il Consiglio Comunale di Milano probabilmente ha altre priorità. Legambiente Lombardia però insiste, siamo tutti a conoscenza della fase critica vissuta dal commercio in questi mesi, si legge in una nota, ma proprio per questo è necessario usare questo periodo di trasformazione per ripensare il nostro modo di vivere i negozi, trovando nuove soluzioni per salvaguardare nello stesso tempo la fruizione degli spazi, la salute delle persone e l'ambiente. Legambiente è convinta che non siano le porte chiuse dei negozi a mettere una barriera agli acquirenti, soprattutto in questo periodo storico con la pandemia in corso. È altrettanto convinta che ognuno debba fare la propria parte per rallentare il cambiamento climatico ed eliminare gli sprechi energetici, e anche chiudere le porte va in questa direzione. Sia a Milano che nelle periferie intanto proseguono anche i controlli anti-Covid lungo le strade. Allora vediamo la situazione di Trezzano sul Naviglio. La nostra polizia locale effettua controlli giornalieri sul territorio, oltre ad andare a controllare i nuovi positivi che via via ci vengono comunicati. Noi andiamo a controllare con la polizia locale per sapere come stanno, anche ovviamente, e sincerarsi che stiano in casa, e sapere se hanno delle esigenze, se hanno bisogno della spesa a casa, delle medicine. Anche il comune di Trezzano sul Naviglio ha intensificato l'attività della polizia locale per contenere l'emergenza Covid. In città gli agenti controllano che i cittadini indossino la mascherina e che i locali rispettino le regole dettate dall'ultimo DPCM. L'amministrazione sta facendo la sua parte, spiega il sindaco Bottero, ma speriamo che nelle prossime settimane anche lo Stato ci dia una mano, magari riattivando il programma Strade Sicure e offrendo il supporto dell'esercito. Nello stesso tempo, dicevo, controllo del territorio e quindi controllo che le persone usino la mascherina, e purtroppo ci sono ancora dei cittadini che non hanno capito l'importanza dell'utilizzo della mascherina, così come il distanziamento, e nonché andiamo a controllare gli esercizi commerciali, in particolare i bar dove ci sono le slot machine, perché come sappiamo è stato vietato l'utilizzo, e devo dire che per il momento abbiamo riscontrato sotto questo profilo un rispetto alla lettera, però ovviamente noi dobbiamo proseguire giornalmente, e su questo siamo impegnati, confidando che poi arrivino anche forze come c'era stato nei mesi scorsi, al di là dei carabinieri che ci aiutano e sono sempre presenti, però nei mesi passati, della primavera passata, avevamo avuto anche l'esercito che di tanto in tanto veniva e ci aveva dato su tutto il territorio, non solo su Trezzano, una mano anche a dare proprio l'idea che era necessario ed era importantissimo rispettare le regole. È tutto con questa notizia, noi torniamo tra poco dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.